Ciao a tutti, in questo video vi parlerò delle mie tinte labbra, rossetti e matite che utilizzo tutti i giorni e che io di solito tengo in questa pochette. Allora, vi faccio vedere. In generale, sì, tengo tutto qui per quanto riguarda le tinte, rossetti, matite, luci a labbra. Voglio mostrarvi oggi le colorazioni in generale. La prima tinta labbra che, no, il primo rossetto che comunque vi mostro, è questo di Burberry. Allora, per quanto riguarda il packaging, secondo me è bellissimo perché a parte che ha, vabbè, ha il logo di Burberry, che praticamente è questa stampa tartan a quadratini, poi è tutto metallizzato con la scritta Burberry. La cosa bellissima è che praticamente è magnetico, quindi ha la chiusura magnetica. A parte ad essere comunque a specchio, specchiato, praticamente quando voi chiudete, sentite tipo, sì, tipo fa un click. Comunque, e si mette da solo a posto, diciamo, no, perché ha questo magnete. Allora, io ho la colorazione numero 4. Questo si chiama Lip Cover Rosewood. Quindi il colore Rosewood Soft Satin Lipstick. C'è scritto. Quindi, ed è questo colore che vi mostro sul polso, ok, è questo rosa con una punta di marroncino. Secondo me è molto bello, soprattutto in inverno, comunque, perché è un po', diciamo, scuro, non è scurissimo. Ed è carino. Poi un altro rossetto che vi mostro è questo di Rimmel by Kate Moss. Quindi la Rimmel in collaborazione con Kate Moss ha realizzato questi rossetti, che sono molto carini, veramente, a parte il packaging, così con la scritta Kate con il cuoricino, e poi profumano di ciliegia, di fragola, veramente molto buono. Questo è un rosso ed è il 111 Kiss of Life. Cioè, questo praticamente è il rosso classico. È un rosso davvero bello. Vi faccio, ecco, lo swatch. Non so se riuscite a capire quanto è bello. Questo dura anche parecchio, perché rispetto a quest'altro che ha una formula cremosa, questo invece ha una formula matte. Sì, opaca. E in abbinato a questo rossetto io utilizzo questa matita, che è della marca Crazy.
Crazy, che questa marca la trovate da acquestapone, ho visto che ce l'hanno. Ed è di questo. Non scrive tanto qua. Non so perché, forse andrebbe temperata. Sì, comunque è rosso. Invece della Essence ho questo rossetto, anch'esso è carino come packaging. Ha una formula cremosa come quello là di Burberry ed è nude, nude. Questo è veramente per tutti i giorni. Rosa molto chiaro. E si chiama, allora è lo 02 Porcelain Doll, infatti bambola di porcellana perché è proprio molto chiaro. È in abbinato con questo rossetto. Io abbino queste due matite. Ho questa della pastello, il pastello qua, Neve Cosmetics, della Neve Cosmetics pastello, Ballerina Pink, questo si chiama come colorazione. Ed è questo che sto indossando anche in questo momento, insieme a Lucida Labbra. Ed è quindi questo rosa. Scuro che comunque utilizzo anche con quest'altro rossetto qua di Burberry, oppure utilizzo questa matita che ormai è finita ed è della Kiko numero 604. Non so se riesco a farvi lo swatch perché ce n'è davvero poco. Se vedete. Poi, per l'estate ho questo rossetto di Bioniche, che è davvero bello, è un color corallo con i brillantini. Ed è il numero 203 Papaya. Ha tutti questi glitter argentati. Che comunque non sono proprio così evidenti. Ok. E questo lo utilizzo molto in estate con l'abbronzatura, sta molto bene. Poi ho questo rossetto di Wycon ed è matte Sublime Lipstick. È il numero 619. Anche questo è un rosso classico come quello di Rimmel. Questo è davvero molto bello ed è molto molto simile a quest'altro rosso. Vedete? Forse una punta più scuro,
Ma proprio pochissimo, di pochissimo. E anche questo è opaco. Poi ho questo di bottega verde. Questo ciliegia. Anche questo ha i brillantini. Infatti lo utilizzo in estate. Ed è cremoso. Ed è il numero ciliegia, si chiama proprio ciliegia. Ciliegia. Non so se riuscite a vedere ciliegia. Molto bello pure questo. Poi ho i rossetti della Nabla. Ho l'alter ego che sarebbe questo bellissimo colore. Questo colore qua. Questo colore è un misto tra rosso e viola, un odore. Molto carino. Poi, sempre di Nabla, ho questo rosso, Rouge Mon Amour. Anche questo, non so più dove fare lo swatch. Anche questo si tratta di un bellissimo, in questo caso, ecco, si tratta di un bellissimo rosso molto simile anche a quest'altro della Rimmel e a questo della Wycon, però è più intenso. E questi anche hanno una, ecco, una lunga durata. Però praticamente mi si è staccato. Quindi è un problema. Ne ho tre ed è l'unico che mi si è staccato. Quindi praticamente devo prelevarlo con il pennellino e non posso portarmelo dietro. Peccato. Poi ho questo, sempre della Nabla. Ed è Across the Universe. Ed è un bellissimo fucsia. Questo colore qua, davvero spettacolare per questa stagione, primavera, estate. Stupendo. A cui abbino la matita di Essence Long Lasting Lip Liner ed è questa, la numero 02 Sweetheart. Ed è Vedete, si è rotta la punta. Per farvi lo swatch, si è rotta la punta. Vabbè, comunque, era quasi terminata. Ed è questa colorazione qua, molto simile a questa. Questo fucsia. Poi abbino anche quest'altra matita, sempre della Essence, 15 Honey Berry. Questo è più sul viola, fucsia viola. Ecco, vedete? Sì, questo è più violaceo. E infine
Ho anche questo lucidalabbra con i brillantini, con i glitter della Essence. Lucidalabbra XXL, effetto, diciamo, labbra, penso, volumizzate. Comunque, praticamente di questo non so dirvi la colorazione perché si è cancellato. Si è cancellata la scritta, non so come, non saprei veramente come risalire. Ecco lo swatch. Vabbè, non si vede molto, però è questo che ho anche su adesso, come lucida labbra. Ecco, non so se vedete i brillantini, sì. Bene, ragazze, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia, che abbiate potuto trarre spunto per i vostri acquisti futuri. Fatemi sapere cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!